Zia Zavette è anche questo. E anche questo. Amio, ti devo dire. Sto bene? Sto bene, grazie. No, vabbè, fa niente, l'ho chiesto da sola. Amo, come stai? Sì, nessuno ci dice tutto fantastico. Oh, bentornati. Buonasera, bentornati. Buonasera. Ma quindi questo era tuo? Scusate, sì, un attimo. Sì, quello è tuo. Ciao Giorgia, tutto a posto? Buonasera. Sì, tutto bene, grazie. Lei? Tutto come a posto. Sta, come stasera, signorina? Siamo in un mood simile perché io sono vestita da nonna. Come potete vedere su Twitch, il Pertini Radio, io ho le perle della nonna finte. Giorgia invece anche lei ha dei, sì, ho preso un tessuto. Ho preso la tovaglia di mia nonna. Poi ci ho messo su un po' di merletto. No, che merletto? Ma che cazzo? Come si chiama? Sì, quello lì. Vabbè, quella roba lì. Quella roba là. Vabbè, poteva venire meglio questo outfit, ma devo fare il cambio armadio delle scarpe. Giusto. Giusto. Perché non ho i mocassini blu, ma li devo trovare e sarebbe stato perfetto. Li cercheremo sì, insieme. Sì, ma no, Giorgia, mamma, se mi segui, ma so che non mi sta seguendo, cercami i mocassini. No, perché lei tiene sotto controllo l'armadio, queste cose qua. Se lo fa, mia mamma si rifiuta invece di farlo. Anche la mia. Fino a quando non si trova obbligata a farlo, perché tutti quelli della famiglia si tirano indietro, portano fuori il cane, portano a fare la spesa alla nonna. Beh, fate il vostro voi, scusami. Sì, assolutamente. Poi lei la trovi che gronda di sudore nello com'è che si chiama? Nello spogliatoio. Nello sgabuzzino, che è grande così, non ci sono finestre e crepa. Voglio conoscere tua madre. Ah sì, sicuramente, anche lei vuole conoscerti. Davvero? No, non è vero. Ah, ok. Vabbè, oggi tema della giornata è situationship, come abbiamo scritto sulla nostra bellissima grafica. Che secondo me non riescono neanche a leggerlo. C'è scritto zona grigia. Grigia. Zona grigia perché essere in una situationship è essere in quello stato della relazione in cui non sei fidanzato ma non sei amico, ma sei qualcosa nel mezzo. Praticamente siamo sempre lì. Sì. Noi viviamo sempre in questa zona grigia perenne. Sì. E dove? Devo dire che però è un termine che non molti conoscevano. No, neanch'io, Alice. Tu ogni tanto te ne salti fuori con queste cose. Infatti quando io oggi in modo molto discreto le faccio, Alice, mi fai un esempio per cortesia? Le volevo proprio dire, ma che cazzo stai dicendo? Vabbè, il 50%, il 57% delle persone sa che cos'è una situationship. Per quelli che non lo sanno, come stavamo anticipando, è quella situazione in cui sì, c'è una relazione, perché effettivamente c'è la relazione. Ok, esiste, quindi due persone si conoscono. Si conoscono, fanno cose inspecificate. Ah, potrebbe essere anche uscire insieme, capito? Ah, fanno tutte quelle allora cose da fidanzatini ogni tanto, però non sono fidanzatini. Esatto, è quel non so come comportarmi. Posso essere gelosa? Sì, esatto. No, forse. Come posso? Che brutta quella situazione, eh? Dove non capisci che cosa puoi fare e cosa non puoi fare. Ti è capitato, Giorgia, recentemente? No. Va bene, ok. Scusa, non volevo essere insistente. Ma figurati, ma sapete che io sono sempre trasparente su questi schermi? Ma meno male. Beh, amo, cioè io... No, no, non nel fatto che tu sia trasparente, che non ti sia capitata questa situationship. Mamma mia. Che però ho cercato sull'internet i lati positivi di questa situationship. Noi facciamo sempre pro e contro di ogni cosa, sì, su vabbè, siti che non conosce nessuno. Questo, e fanno questo una sito views. Si chiama The Womb. Ah, pensavo... Sì, sì, sì. Siamo the provando... butterflies in the womb. The butterflies in the womb. E quindi cosa c'è di buono nella situationship? Che non c'è impegno. Capito? E se non c'era di womb, ti devo dire, come sempre, noi non riusciamo ad arrivarci alle cose, ci affidiamo i siti perché siamo stanche. Parimenti potrebbe essere una storia in cui manca la costanza. Quindi ci sta. Cioè non vuoi niente di serio. Va bene, poi faccio le domande, perché a me vengono subito le domande quando sento queste cose, che bello. Tuttavia un altro aspetto che segnalano è l'assenza di una prospettiva futura e quindi la mancanza di progetti. Ma è nel pro? No, questo è boh, cioè è una segnalazione, è una segnalazione random. Mancanza di impegno, ciò vuol dire non ci sarà un futuro insieme. Nel caso in cui la relazione si basi su sentimenti leggeri o rapporti di convenienza, è possibile come definirla come situationship, come dicevamo prima. Qua non vedo il lato positivo o negativo. Posso fare questa cosa, dire questa cosa divertente? Sì, certo. Oggi una mia collega mi ha detto che una bambina è andata a casa, era una cena, questa bambina ha 8 anni. E in mezzo alla cena ha detto: mamma, papà, ma che cosa significa sesso occasionale? Allora papà si è tirato un attimo indietro e fa: vabbè, gli ho detto: Giovanna, parla tu, no? Alla madre.
E Giovanna fa: allora, amore, sai, quando due persone stanno insieme. E la bambina gli ha risposto: no, mamma, ma il sesso so cos'è, non so cosa vuol dire occasionale. Questo è meglio però delle battute di Geronimo Stilton. Che dov'è il libro? Oggi manca. E meno male, raga, sì. L'avete bruciato, perché è veramente buttato giù dalla finestra, ha beccato un bambino e il bambino ha iniziato a parlare in cirillico, tipo. Ok, allora abbiamo fatto qualcosa non scriveva il cirillico. Abbiamo fatto qualcosa di sano e di giusto per il bambino. Tu pensi che sia una cosa negativa stare in una situationship? Dipende sempre come te la vivi, dipende in che momento della vita ti trovi, perché io per esempio non riuscirei a starci per molto tempo. Però in questo momento probabilmente sì, cioè siccome ho talmente tante cose per la testa, non vorrei magari una relazione stabile, quindi ci sta il fatto di vedersi, di uscire, di conoscersi anche, però di non prendermi l'impegno fisso. Ci sta. Quindi secondo me ci può stare. Sono anche dell'opinione che è impossibile campare una vita così. Nel senso, beh, ma noi ne parliamo da ventenni, capito? Sì, cioè, quindi dire adesso che ci sta. La nostra età secondo me è una cosa fattibile, no? Sì, ma sai che forse succede di più tra più grandi? Posso dire questa cosa? Meno male che hai detto più grandi, non più vecchi. No, più anziani ci mancherebbe. No, però conosco gente più grande che secondo me effettivamente rimane in questa zona per tanto tempo e però non esce, perché poi è difficile uscirne, secondo me. Perché ti fai riguardo a dire all'altra persona, cioè sei in quella zona dove se chiedi all'altra persona di più hai paura che questa persona scappi. Però allo stesso tempo magari tu vuoi di più, o a viceversa, tu non vuoi di più e quindi ti piace questa zona, ma senti la pressione dall'altra parte, perché prima o poi uno dei due mette pressione per etichettare il rapporto. Sì. Cioè, mi sembra normale, capito? Sì. Come fai a stare troppo tempo senza sapere cosa fare? Perché alla fine cosa fai in questi casi? Come ti comporti? Aspetti. E ho capito. Aspetti, stai lì, guardi il soffitto. E aspetti, sì, aspetti l'altra persona, no, poi magari no, sentirti dire: sì, ma per me non era niente di che, io mi sono fatto altre tipe quando ero con te, tu sei lì che dici: ah. E infatti una cosa che è necessaria, che ce lo dice anche The Womb, è la trasparenza e la chiarezza nelle cose. Io, abbiamo fatto un sondaggio noi del Pertini Radio sul web e abbiamo chiesto se è meglio definire subito ciò che si è in una relazione, oppure l'importante non è importante definirsi, basta stare bene insieme. E c'è in realtà un 50-50, capito? Perché questa è una domanda bastarda, cioè è difficile da... Come fa? In che senso? Tu ti trovi? Cioè, per esempio, io faccio un esempio, usciamo, siamo tutti insieme, siamo un gruppo di 20 persone. Come fai a chiarire subito l'interesse? Beh, ma non è un subito, cioè tu inizi a frequentarti. Amo, però scusami, adesso io faccio la strozza. E tu cosa fai? Cosa avresti detto qui in questo sondaggio? Cosa avresti risposto? Che è importante definirsi. Davvero? Sì. Tu? Sì. Vabbè, ci sta. Cioè, tu inizi a uscire con una persona, ti trovi abbastanza bene, vuoi continuare la cosa, dici va bene. Ci dai proprio, vuoi metterti con me? Sì, no, forse. Davvero? Sì. Ah, non me l'aspettavo, Alice, questa cosa. Scusa, mi hai lasciato destabilizzata. Ma non è vero, ma sì, tu sei sicura? Sì, sì. Se vai a chiedere al mio ex fidanzato, perché settimana scorsa ci siamo lasciati. Sì, comunque, però amo più suspense. Se no la gente non ha più gossip. Noi siamo qui, ci chiamiamo Zia Zabette e manca del gossip. Mettiamo un po' di suspense, c'è un po' di suspense, grazie. Siamo qui, a Zia Zabette, questa sera, per annunciarvi che il televoto ha dichiarato che Alice e Fabio si sono mollati. Chi lo ha deciso? Alice? Non sono liberi. O Fabio? Questa è la vera domanda. A settimana prossima. Grazie. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Però comunque prima sembrava di lasciare l'episodio di Chi l'ha visto anche comunque. Un misto tra il Grande Fratello e Chi l'ha visto. Sì, mi manca il confessionale. Alessia? Io vorrei un sacco fare questa cosa dentro il Pertini Radio. Giorgia, no, perché? Allora, io penso che comunque, cioè, Matthew si sia comportato abbastanza male, cioè, a prescindere, senso, sì, poteva insomma offrire un MMS in più, ma soprattutto sì, hai ragione, un bicchiere d'acqua. Vengo qua tutte le volte e non trovo neanche il cafferino. Capito? Ma hanno presente con chi stanno parlando? No, veramente, Giorgio, cioè è assurdo. Io non ti guardo perché nel confessionale non guardo. No, è vero, non c'è niente da guardare, no? No, guarda la telecamera. Io non guardo la telecamera, hai ragione. Quindi Giorgio, hai capito, non c'è niente da fare. Io, il mio voto questa settimana va a Matthew, sì. È per eliminazione, per eliminazione? Sì, sì, per l'eliminazione, per l'eliminazione. Mentre il mio preferito invece, purtroppo, nonostante comunque gli scherzi che abbiamo avuto, è Denver. Cioè, lei non mi ha calcolata proprio. Ma tu sei la conduttrice?
Ah, quindi non posso eliminare nessuno? Sì, tu elimini. Ah, chi vuoi eliminare? No, già? No, se sono la conduttrice mi tolgo. Io faccio Ponzio Pilato e non dico un cazzo di nessuno perché mi stavo già mangiando le dita. Dai, chi vuoi eliminare dalla casa del Bertini Radio? No, non lo dico, no, non lo dico. Vabbè, comunque, tornando al nostro discorso. Sì, però era più interessante. Prima degli scherzi che avevo avuto io per il Dido, gli ho mandato una foto che ho scritto: ti vuoi mettere con me? Sì, no. E lui ha detto no. Vabbè, Alice, ho capito. A parte che Fabio era... Ecco, tolto. Però posso dire che Fabio è un essere speciale. Cioè, nel senso, è un essere a parte. Sei stata fortunata, Alice. Io ci penso, ogni tanto dico che belli che siete. Dico, ah, cioè, bellissimi, però siete stati entrambi fortunati, capito? Io... Io di più di lui. No. No, ma era una battuta, Giorgio, ah, okay. Mi piace sminuirmi per la parte. Ah, ok, quindi tu per i soldi, cioè per avere ascolti. Soldi, sì. Incredibile cosa, sì, sei, sì, capace di... Ti vendi così, Alice. Mi piace, è divertente. È, però io no, non sono della stessa idea. Cioè non tu lo continueresti a non avere una situazione definita? No, sto scherzando, io taglierei probabilmente, sicuro. Tagli? Subito? Sì. Cioè decisi, a prescindere decidi, ma... Inizio a girare con un ragazzo, no, guarda, io non me la sento. Oh, posso dirti però che io... Però ci bene insieme, non me la sento. Oh, posso dirti che io esco solo con chi penso mi possa realmente piacere. Cioè, io non esco mai con le persone che già a primo impatto non mi piacciono. Non ci provo neanche, Ali. E vabbè, quindi quelle che ti piacciono io dici no comunque, perché tu devi dire ma no. Se va bene sono quel tipo di... Sì, ma è difficile che ci mettiamo insieme, cioè... Ci frequentiamo. Vabbè, ma in... mettersi insieme e dopo un po' di che... tempo. Oh, ma stai scherzando? Con cioè, minimo 10 anni. Nella Madonna. Di frequentazione. 10 anni di situationship, poi si vede, eh. Poi decidiamo. Poi magari divento madre prima e dobbiamo definirla prima questa situationship. Però quelli sono, capito, casi isolati. Casi estremi, sì, casi, sì, isolati. Sì, ci avrò 10 bambini con 10 uomini diversi. Ma sai che roba? Ma io mi vedo, Può essere colpita dai quei 5 minuti di spasmo. Comunque vuoi sapere invece cosa dicono i nostri ascoltatori? Assolutamente sì. C'è Samba King in onda? Non c'è Samba King, ci dispiace, stiamo piangendo. Comunque noi abbiamo mandato la possibilità a voi di risponderci in modo assolutamente anonimo. Assolutamente, diciamo questa, questa notizia che magari non la sanno tutti. Ma noi abbiamo fatto Telonym. No, si chiama NGL. Anch'io lo chiamavo Telonym, però evidentemente è diverso. Se volete scriverci e magari non volete mostrarvi, volete chiederci consigli, faremo anche prossimamente la posta del cuore. Ci hanno copiato la settimana scorsa fuori di testa. È per questo che poi, capito, è finita così. No, ma allora è un dissing pesante anche tra programmi radio. L'ho non detto, solo tra adesso in diretta. Io ho votato loro settimana scorsa. Entrambi, fluidi ho votato. Vabbè, comunque, ci rispondono: se parti con la mentalità da situationship e non da cose serie, è difficile finisca male. A meno che tu non ci rimanga sotto. Perché la domanda che ho fatto io, situazioni che sono finite male. A meno che tu non ci rimanga sotto, ma te la prendi in quel posto e basta. Io comunque sono ancora in buoni rapporti. Sono un attimo sconvolta. Da cosa? In che senso, se tu parti con l'idea di una relationship, poi non rimani scottato dalla cosa? Cioè, se tu parti con il dire io non voglio una cosa seria, ma voglio frequentarti senza impegno, ed è lì che prendi l'inculata più grossa della tua vita. Se ci rimani sotto, sì. Amo, però palese. Il 99% dei casi ci rimani sotto. Esatto, palese. Quando tu dici, ma no, stavolta easy, raga. Cioè, ma sì, non voglio una cosa seria. È lì. Ciao, amo. Che c'è proprio scritto. E qui è arrivata la cosa seria. E secondo me ce l'ho una vicino che palesemente si prenderà una grande, proprio, non inculata, perché secondo me non prenderà l'inculata, però si è presa la batosta e non lo vuole riconoscere. Sì. Hai capito? No. No. No, non possiamo indovinarli, dai. No, non posso dire i nomi. No, non si possono fare i nomi. Te lo dico così. Aspetta. No, dopo non lo dici. Va bene, però non riesci ad immaginare. Vabbè. Poi ne abbiamo altre di risposte. Vai, vediamo se riesco a collegare qualcuno a queste risposte. No, dai, chi sono. Dobbiamo essere ingenue. Non va bene, no, va bene. Questa è una situationship un po' strana, perché parte dal presupposto che erano scopo amici, quindi friends with benefit. Perché okay, quella è un'altra categoria. Anglosassone come me. Scopo amici per 8 mesi. E dopo 4 mesi che ho chiuso con lui, scopro che era fidanzato da 2 anni. Lo dico alla fidanzata, mi crede anche, perché avevo i messaggi in cui addirittura mi raccontava di un figlio di cui lei non sapeva. Dopo un giorno lei lo perdona perché lui le dice di avere un problema con il sesso in generale.
Mamma mia, ragazzi, wow. Questa è una situationship strana. Molto strana, eh? Sì. Pesantina, oltretutto, no? Sì. Mamma mia, cioè, fidanzata da 2 anni. Con un figlio che è fuori dalla relazione, capito? E lui, cioè, se l'è cavata dicendo io ho un problema, cioè sono... Lui è fidanzato con lei. Sì, A è fidanzato con B. A è fidanzato con B. A tradisce B con C. C va a dire a B che è stata, cioè, insomma, è cornificata. Però si scopre che A ha un figlio con D. Sì, complicata. Wow, non so neanche come descriverla questa situazione, posso dire? Sì. È sempre, sembra sempre un esempio di diritto privato. Oppure dei test sulla patente dove c'era chi passa prima. A passa prima di C. Ma in che caso? In quale caso? Comunque pesantissima questa cosa. E non si sa come la presa A. Arriva. Arriva, perché in realtà questo non era molto anonimo, perché poi ha avuto il seguito specificato. Però rimarrà anonimo per la privacy. Tanta energia sprecata per nulla e basta. Beh, ho capito, se l'hai risolta così. Ah no, aspetta, allora. È super recente la scoperta. Si è presa di questo ragazzo due anni fa, che mi diceva di essere poliamoroso, quindi non ha dato una relazione. Vanno a letto per 8 mesi. Lei poi decide di chiuderci. In che senso poliamoroso non ha dato una relazione? E che quando tu sei poliamoroso vai un po' con tutti. Ma no, certo? Quando sei poliamoroso vuol dire che il tuo amore è polis. Cosa vuol dire poli? È che hai tante relazioni ma nulla di stabile, no. Cioè magari lì è la tua concezione di relazione. Il poliamore è l'amore per più persone, sì. La poligamia è l'amore per più persone. Non la... Sì, ma scopare... se tu sei figlio di una società dicotomica È la stessa cosa. È sempre lo stesso discorso che facciamo. Se tu credi che la famiglia è composta da 2 persone. Però tu, cioè, secondo me è una scusa questa del poliamore. No, è una stronzata il fatto che lui abbia detto che sono poliamoroso. Sì, è una non scusa. È poliamoroso. È una scusa. Sì, ma perché il poliamore non è quello. Sì, il poliamore... Non ti cazzare, per questo ti ho votato questa settimana. Mi hai votato? Sì, al grande fratello, al grande Pertini. Ah, quindi eri seria? Sì, sì, ti ho votato. Sì, secondo me non scherza quando dice queste cose. Cerca di connirle con un po', ma... Comunque il poliamore è quando tu riesci ad amare tante persone allo stesso identico modo. Quindi tu hai una relazione. Quindi è una cazzata questa. Lui ha detto che non riesce ad amare, per quello che va con tanti, che è diverso. Che è diverso, che vuol dire avere dei rapporti occasionali, ma non poliamore. Vabbè, comunque questa persona che faccia anche un giro sulla Treccani, per piacere, va bene. Quindi questa persona ha dato una cagata, che però non è adatto alla relazione, fondamentalmente, il succo. Vanno a letto per 8 mesi, lei decide di chiudere perché voleva un rapporto più serio. Dopo 4 mesi ha scoperto che era fidanzato da 2 anni. Lei dice tutta la ragazza, tipo una settimana fa, perché lui continua a contattare la ragazza che ci ha scritto. Lei non può fare altro che credermi. Si rende conto di quanto lui sia bugiardo e lui le nasconde il figlio per 2 anni. Cioè, per 2 anni di relazione lei non ha mai saputo che il suo fidanzato aveva un figlio. Però dopo l'ha perdonato subito. Vabbè, perché era poliamoroso, capito? Ah, ok. Io non giudico il perdono, non giudico nessuno. Però vabbè, ragazzi, cioè, farsi prendere per il culo così. Devi essere proprio... No, ecco, lì secondo me non è neanche amore quando perdoni senza riflettere neanche un minuto. È perché dipendi da quella persona, perché non riesci a stare da solo. Sì. Perché poi non so l'età di queste persone. No, ok, però per avere un figlio non avrà 13... Cioè... Oddio, andiamo avanti. Per piacere. Ma ti farebbe bene una situationship? Ci chiede il sito in cui stiamo prendendo le nostre grandissime informazioni. Posso dire che mi confonderebbe ancora di più le idee? In che senso? Non lo so, parlo in questo momento, giustamente lo sto vivendo e ti dico, non la porterei avanti una roba del genere, avrei bisogno di chiarezza forse. Sì, tu invece? In una te del passato, insomma, in generale? No, mi troverei anche, cioè, ho bisogno di... Stiamo crescendo forse anche per quello, cioè un sì, conto quando sei un piccolino che dici, ah, vieni, vai, allora hai queste... Cioè, un po' il pepe nel culo, no? Quando dici... No, seriamente. Cioè, che quella persona arriva, va e dice, oddio, sembra di vivere in un film. No, non capisci mai. Allora vivi nel tuo mondo fatato. Poi una certa cioè, capisci che i mondi fatati non esistono e hai bisogno di cose concrete, sì, di fatti. Sono d'accordo. E quindi non ti vanno più bene le situationship. Sì, però è una cosa che in realtà ci capita. Perché se noi pensiamo a una relazione seria, la relazione seria la vuoi avere con qualcuno che tu repeti, non ti dico alla tua altezza, cioè all'altezza delle aspettative di una relazione che tu puoi avere, perché alla fine
non si finisce mai di conoscere una persona. Assolutamente. E però per arrivare alla relazione, secondo me, è cioè è sì, insito esatto. nel creare la una relazione seria. La zona grigia è necessaria, sì. Non deve cioè non può durare troppo. Sì. Questo è il contro enorme della zona grigia, che alcune volte secondo me è un limbo infinito, cioè sì, dove tu rimani lì per troppo tempo. Cioè alla fine è una conoscenza superficiale quella che c'è lì. Quindi sì, perché poi non finisci stai andando per magari avanti idealizzare... né indietro, capito? È quello un po' il problema, per quello ti dicevo che è una situazione troppo ambivalente, perché non vai né avanti, quindi non prendi posizione, però non torni neanche indietro, dici boh, va bene così, fino a quando va bene anche l'altra persona, un po' per inerzia. Perché se ti interessa davvero qualcuno ti muovi. Cioè è anche quello il discorso, secondo me. Quando sì. ti interessa davvero qualcuno stai male. Cioè non è che riesci continuamente a non vederlo, oppure a vederlo sporadicamente, o no? Sì. Anche perché cioè il rischio più grande della situationship è proprio l'idealizzare, l'idealizzazione della che cosa che viene fuori dopo. Sì, è vero. E il quindi poi idealizzando la cosa, cioè se l'altra persona poi ci chiude con te, il fatto che tu abbia idealizzato l'altra persona ti ferisce ancora di più, anche se non c'era, capito, quella cosa così grande. Però posso dire che molte volte proprio questa situationship fa idealizzare molto le persone. Cioè il fatto di averti e non averti mi porta in qualche modo ad immaginarti fondamentalmente sì. quando non ti ho. E molto probabilmente, secondo me, se invece le persone si vedessero e si frequentassero, queste situationship durerebbero molto meno. Sì. Sì, sono d'accordo. Tranne poi quelle situationship che durano da tantissimo tempo Ma perché secondo me non sono neanche più situationship. E cos'è? Dipende da quello che fanno le due persone. Situazione A e situazione B. Allora, cioè di A e B. A e B iniziano a frequentarsi, poi chiudono, però continuano a vedersi sporadicamente e fanno cose, uscire. Poi si vedono da un'altra parte, poi lì. Cosa sono queste persone? Di coglioni, fondamentalmente di coglioni, perché non è che puoi stare una, cioè dai amo, io ne sento di queste cose, dico ma avete proprio tanto tempo da perdere. È una situationship questa. Questa è una situationship. Sì, però dice da gente senza coglioni. No, secondo me è un cercare di conciliare la propria vita con una persona con cui tu vuoi farlo, però non ci sono tipo una serie di forze maggiori che tu ti crei, che il tuo redditor ti crea. E quindi non riesci a portare a termine questa cosa, capito? Cioè non riesci a trasformarla in qualcosa di serio, sebbene tu voglia farlo. Però una serie di situazioni esterne ti impediscono di... Quindi sono le situazioni esterne. Situazioni esterne, tu come ti comporti alla vita. Vabbè, ognuno ha i suoi problemi, cioè, no, ma io non... Amo, cioè, allora, amo, io chi non siamo noi per giudicare, cioè... Io non giudico, ma giudico, sono qui apposta, io vengo chiamata in veste di zia e di zia Zabetta. Se non giudico, che cosa faccio? Hai secondo ragione. Te io qua? Giudica. Assolutamente, io le giudico queste persone. Posso dirti che non lo faccio solo quando sono zia Zabetta, ma lo faccio perennemente, perché a me queste persone mi stanno di poco. Dai, sì, Alice. Poi guarda, c'è in mente una che proprio mi ha asfissiata. Cioè, dopo un po' ero lì che dice mamma mia, ma davvero. No. No? No. Ok. Anche mi è venuta in mente prima, ecco, questa è una situationship. Questa persona A che inizia a frequentare questa persona B, lei vuole qualcosa di più, lei esterna questo suo sentimento all'altra persona, l'altra persona dice no, però comunque per un po' continua ad andare avanti, perché lui è, cioè la persona B, perché non definiamo i gender, la persona B è un po' una testa D. E B si fidanza con C. E B si fidanza con C mentre ancora frequentava A. B e C si lasciano e A e B ritorna da A, o A ritorna da B, insomma. No, B ritorna da A. A poi si lascia tornare indietro. Alice, per piacere. A accetta la cosa. Per piacere. A accetta molto passivamente la cosa perché fa bene al proprio ego. E vabbè, ci sta, cioè nel senso. No. No, io sono completamente d'accordo, in disaccordo con la anche cosa. Anche perché però se a livello io sono stata ego, male per capisci. Una persona e tu mi hai trattato in un determinato modo, sti cazzi dell'ego, tu mi hai trattato male. Quello che gli ho sempre detto io. Perché ragazzi, lì cioè, si tratta anche di rispetto, di dignità e di tante altre cose. Se tu mi hai trattato male e io mi ricordo come sono stata male per determinate parole, per determinati gesti, io non mi interessa niente, tu puoi tornare strisciando, ma tu sei sempre quella persona che mi ha trattato male. E se non è andata una volta è perché non doveva andare neanche la seconda. Allora, io posso capire il fatto che A abbia accettato il ritorno di B, non lo condivido. Sì, io posso capire, cioè, sono situazioni che poi comunque o le vivi, non è che puoi giudicarle, io non ho mai giudicato, semplicemente...
guarda, perché probabilmente ci stanno ascoltando. 10 minuti fa Giorgia disse: io sono qua solo per giudicare. No, l'ho fatto, devo dire la verità. Adesso dice: io non giudico. No, io ho giudicato e giudico. Guarda, se incontrassi B, che è lo gender. Vabbè, speriamo di non incontrare mai B. Anche perché veramente la sua macchina. Che brutta fine. Che brutta fine. Sara prima mi raccontava che lei aveva avuto un sacco di relationship. Situationship. Cosa ne pensi tu delle situationship? Quindi tu sei pro? Sara è poliamorosa, allora, in realtà. Sei poliamorosa anche tu? Sì, sì, oh, magari. No. Sì, sì, magari. Io mi sono sempre trovata in situazioni così, cioè che non sono mai state definite. Però non sono pro, però non sono nemmeno contro. Cioè, finché va bene, va bene. Quando non va bene? E quando, tipo, la gelosia, non puoi essere gelosa di qualcosa che non è tuo, effettivamente. O quando inizia. E quando stabilisci quando qualcosa è tuo o no? Mentalmente lo stabilisco subito, poi non lo esplicito, capito? Ed è quello che mi manca. No, quello è il problema. Cioè, è molto più semplice, perché se non definisci una cosa, hai meno paura. Non lo so, cioè, è molto una questione di paura. Sì, sì, ma è vero, è vero. Quindi se non la definisci, ok, ci sta, bello. Però quando vuoi anche definirla, perché dici, e adesso? Basta, sì. Però sempre così. Ma definite, finite tutte molto male. Sono finite tutte molto male, Sì, tutte malissimo. Con te che ghosti o loro che ti ghostano? Cioè, peggio? Non è ghostare, è tipo finirle male, cioè male. Litigando? Sì. E posso chiedere un esempio? Motivi, esatto, i motivi. Motivi... La più eclatante che ti viene in mente, il motivo. E poi i motivi sono i soliti, cioè sono... Tu litighi perché ti danno fastidio determinate cose che fa quella persona, ma allo stesso tempo non puoi litigare. E quindi come fai a voler litigare ma non litigare? Litighi e poi non vi parlate più, perché alla fine finisce male. Io sono comunque, così, sono brutte. Io, boh. Voi non le avete mai avute? Sì. Non finite così, vedi? Però. È così? Vabbè. Vabbè, andrà meglio. No, io non ce la faccio, ma dai, le mie cose, mi dispiace. Andrà tutto bene, andrà tutto bene. Sì, la gelosia secondo me potrebbe essere il limite. No. Cioè, per capire se una persona ti piace davvero o no. La gelosia sana, ma la gelosia sarà il tema di The Betting Table. Esatto, soprattutto. Ma non sono sicura che sia proprio. No, 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 la gelosia. Cioè, io sono una persona che è gelosa di qualsiasi cosa, ma perché mi piace avere attenzioni. Poi magari non mi piaci, però se vedo che... Mamma Sara, che toxic girl! Le attenzioni non me ne più. No, io no, no. È vero, io mi rendo conto di questa cosa. Cioè, io sono gelosa delle attenzioni, non di te. Io zero. Cioè, non te ne frega niente? No. Cioè, mi danno quasi fastidio. No, troppo strano. Non lo vuoi ammettere a te stessa. Cosa? Che sei gelosa. Ma un minimo di gelosia secondo me c'è nel momento in cui... No, io non sono gelosa, ma ci sono persone che mi danno altamente fastidio. E se tu stai con quelle persone, quando io ti dico che mi danno fastidio, sei un figlio di puttana. Così. Cioè, nel senso, scusami. Sì, perché avrò i miei motivi. Non si dice, Giorgia. Non hai letto la mia tesi? No, non me l'hai inviata. È vero. Già, non ho capito dove la mia trovo culpa, io. Mia culpa. Comunque, sì, perché io ho i miei motivi per... Non gelosa, per essere irritata dalla presenza di alcune persone. Mm-hmm. Perché da donna posso dire che abbiamo un sesto senso, secondo me. Sì. Se io ti dico che quella persona è... Cioè, lo vedrò da alcuni gesti, da alcune cose. Ti dico... Evita. E allora me la tiri fuori? Allora no. Cioè, allora stiamo proprio parlando del vuoto. O lo stai facendo apposta per farmi incazzare? Che potrebbe essere. Ho capito. Però dopo un po' che mi... Cioè, è vero che sono molto divertente quando mi irrito, però dopo un po' basta. Cioè, dopo che mi irrito 3 volte sono stufa pure io. Allora ti dico, vai con quella persona se tanto ti piace. Cioè, se tanto ti interessa, visto che me la nomini, vai con lei, non stare con me. Diverso punto di vista della gelosia. Secondo me è sempre un lato. Però non ne parliamo oggi di gelosia. No, ma soprattutto secondo me non è quello che rovina, che potrebbe rovinare una situationship. No, non è un rovinare, no, è un farti capire che magari vuoi qualcosa di più. Cioè, tipo triggering point, capito? E secondo me sai che non è quello. Che cos'è? È quando hai delle aspettative che aumentano sempre di più.
quando tu inizialmente hai zero aspettative da una persona perché non vi conoscete, no? Poi tu ti apri, inizi ad aprirti un po' con quella persona, hai determinate aspettative, poi queste aspettative aumentano e magari vedi che dall'altra parte o corrispondono e quindi coltiva, cioè inizia a crescere insieme e crescete insieme come relazione, oppure non cresce questa cosa e quindi ci rimani proprio di merda e secondo me è lì che prendi la tua grande batosta. Quando la tua aspettativa di non di attenzioni, però proprio di... potrebbe futuro. Essere un modo di fare, potrebbe essere un modo di trattare, no? Cioè io ti dico, a me danno fastidio determinate cose e tu mi tratti come io ti ho detto che, cioè, capito? Non so come dire. Sì. Ti dico, mi dà fastidio quando mi tratti da stupida e tu continui a trattarmi da stupida. Se non mi aspetto niente, non mi dà neanche quasi fastidio, perché dico, vabbè, ok, cioè, ci conosciamo da poco, ci può anche stare, ma dopo che io ti ho fatto vedere che quella cosa mi dava fastidio, è lì che capisco che, cavolo, mi dà tanto fastidio se la fa quella persona e meno se lo fanno gli altri. Forse quella persona significa qualcosa in più. Nice point. Mi è piaciuta questa, Giorgia. Io sono no, dottoressa, le stringo la mano. Grazie, Alice. Ecco qua, la stretta di mano in diretta. Ma io sono un po' strana su queste cose, non, difficilmente sono gelosa, anzi. Beh, ma cioè, ci sta. Ma io sono sempre dell'opinione che più una persona è libera, più quando sceglie te perché ha deciso te. Se invece sono gelosa e faccio vedere che magari sono gelosa, magari l'altra persona, piuttosto di non farmi irritare, mi fa vedere che... Strano, tu sei figlia unica però. Cioè i figli unici dovrebbero magari essere più gelosi delle loro, tra virgolette, cose. No, non mai. Cioè, anzi, e odio quando la gente lo fa con me. Cioè, è proprio una cosa che non sopporto quando... sono la gente possessiva. Cioè io sono sempre stata spirito libero, ma proprio in tutte le amicizie in generale. Per quello ti dico che alcune volte sono un po' strana da questo punto di vista. Cioè mi dà fastidio quando qualcuno è geloso di me. Dico, e ciccio. Cioè nel senso, Giorgio, io faccio gelosa quel cazzo di te. Vuole, che voglio. No, ma non, guarda che veramente alcune volte mi rendo conto che sono... cioè a me dà fastidio. Penso proprio scherzo, che la gente non mi capisca. Scherzo io, eh? No, lo so. Okay. Però quando qualcuno... vedo che qualcuno mi sta un po' troppo addosso, dico, cavolo, ma davvero? Ecco, lì penso che quella persona non mi ha mai capito. Perché se sei geloso... beh, però lì non è che puoi farci molto, non è che non ti ha capito, è l'indole dell'altra persona. Sì, è l'indole, cioè, dell'altra persona. Fastidio. Però se mi conosci non puoi... vabbè, mi sembra però strano. Non ti farebbe piacere se una persona a cui tu sei legata ti dicesse, io mi provo questi sentimenti, che sono quelli della gelosia, anche se tu, cioè, non trovi una cosa giusta a provarli, però io li provo e te lo voglio dire perché ci tengo a te. Sì, io lo ascolto questa persona, ma non cambierei mai. No, beh, non è un cambiare. No, nel senso un... che non è, avrei magari forse un occhio di riguardo, però non asseconderei. Cioè, alcune volte ci si fa influenzare molto dalla visione del partner, no? Se tu se il tuo ragazzo ti dice, io sono geloso di questa persona, quante persone evitano poi... cioè, se A è geloso di B perché sta con C, B e C difficilmente poi si frequenteranno di nuovo. Mi sono persa. A è geloso di... io e te stiamo insieme, okay. E io ti dico, a me dà fastidio che tu frequenti Sara. Tu cosa fai? Frequenti ugualmente Sara o inizi a dire, beh, però se ti dà così tanto fastidio, io voglio più bene a Giorgia? Dipende che relazione c'è. Siamo fidanzati? No, Alice? Tra me e Sara. Siete amiche? Siamo amiche. Boh, continuerei, non te lo direi, no, non è vero, non sono così stronza. Però nel senso, dipende da che relazione c'è, io ti dico, secondo me non è una cosa così sbagliata, dimmi perché sei gelosa e boh. Ti dico, perché vedo che Sara ti guarda in modo diverso. Allora ne parlo con Sara e gli dico, smetti di guardarmi. Ma con... ma sì, certo, Sara... Sara, non mi guardare male. No, in modo diverso, non in modo... No, però vedi che sono cose... sono tutte questioni caratteriali, sono sfumature. Io invece vedo molte persone che quando qualcuno dice... oppure, io sono una persona molto possessiva, ok? E quindi divento possessiva anche nei pensieri di un'altra persona. In che senso? È difficile da spiegare, non so come dire. C'è un esempio, se ti viene. Io sono molto gelosa di te, ok? Okay? Io sono sempre stata una persona libera, okay. Cioè quindi vado in giro con i miei amici, le mie amiche, nessun problema. Però sono molto gelosa di te, quindi sapendo che sono molto gelosa di te, smetto di frequentare le mie amiche o i miei amici per paura che tu diventi gelosa. Questo è tripping, Giorgia. Ci riflettiamo sopra. Ti dirò, non è così strano, no. Capita. Sì. No, sì, cioè comprendo. Sì. Posso capire? Io no. Non lo capisci? No. Capire e non comprendere? Ma va bene, non condividere. Non condividere. Capisci o non condividi?
Va bene, lo lasciamo come spunto per la prossima puntata. Assolutamente, molto interessante. Flora 4605, entro così, proprio. Spaventata. In scivolata. Ok. Stavo aspettando sto momento giusto da un quarto d'ora, vi ho detto, vabbè dai, entro. Dice, amore uguale fiducia uguale libertà. So chi è. Chi è? La Fede Arni, è il motto del Boogie Boogie questo. Amore uguale fiducia uguale libertà. Comunque ci avete fatto caso che ogni volta che Alice chiama Sara dice Sara? Sì, Sara. Ma lei ha un po' questi questi acuti che le partono con alcuni nomi, non si capisce perché. Vabbè, comunque noi invitiamo la gente settimana prossima a The Betting Table col tema, vogliamo approfittarne per anticiparlo. Non so se l'ha capito, era gelosia. Vogliamo maschio o femmine? Quello che ci capita. Quello che ci capita. Più se... offerte abbiamo, decidiamo poi il genere. Esatto, due persone minimo, assolutamente, anche massimo. Ok. E saremo, abbiamo già le domande pronte. Io sì, ce le ho già pronte anch'io. Le domande, quindi sono curiosissima di sapere chi vorrà partecipare. E poi se verranno di nuovo prima i maschi, distruggeremo di nuovo Giorgia insieme, non preoccupatevi. Mamma mia, che puntata tremenda quella. Non ho ancora superato. Intanto dico, no. Ci pensi, dico. Sì, dico, avevo tutti contro. Mi sento così sola. Sì, però alla fine cioè, mi sono sentita un po' compresa verso la fine. Quando ho fatto pena ho visto un po' di comprensione nei miei confronti. Ho detto, beh, va bene. Ma perché allora non c'ero io, Giorgia? È vero. Infatti mi stavo proprio pensando, perché di solito Matteo un po' mi capisce. È vero, non c'era Teo. Matteo, settimana prossima, per piacere. Per favore, ti supplica. Sicci, nel senso di esserci. Ok, grazie. Va bene, grazie a tutti per averci seguito. Assolutamente, anche se oggi eravamo in ritardo, parecchio in ritardo, Sì. Vero? Sì, un pochino. Ma perché Andrea Presta ha portato la torta prima, quindi si è tardato tutto. Davvero? Sì. C'è ancora un pezzettino? No, tranquilli, grazie. L'abbiamo buttata. Vi ringraziamo per averci seguito, vi auguriamo un buon weekend e rimanete qui sempre per Fluidi di Testa. Esattamente, ciao a tutti. Grazie, ciao, Alice. Ciao. Grazie, Giorgia. TVB. TVB, a settimana prossima. Ciao.